Oggi vi voglio leggere alcuni brani tratti dalla Città del Sole di Tommaso Campanella. Tommaso Campanella scrive questa operetta, questo dialogo sullo stile dei dialoghi platonici nel 1602, mentre egli era ancora in carcere, e dopodiché nel 1623 il dialogo, tradotto in latino, verrà pubblicato a Francoforte. Di che cosa si tratta? Di che cosa parla questo dialogo, per dirla in maniera molto stringata? Campanella immagina un colloquio tra un navigatore genovese che ha girato il mondo in lungo e in largo ed un cavaliere dell'ordine degli ospitalieri, il quale non sta nella pelle di farsi raccontare tutto quello che egli, il genovese, ha visto durante i suoi viaggi ed in particolare durante il suo soggiorno in una isola dell'estremo oriente in cui era stato edificato uno stato, una repubblica perfetta, ideale, nella quale tutti i cittadini andavano d'amore e d'accordo, tutti quanti lavoravano efficacemente per il bene comune, nella quale a capo di tutti era uno di loro che veniva chiamato il Sole e che era il più saggio, il più sapiente e il più capace di tutti, il quale Sole si serviva per governare di tre alti ufficiali chiamati rispettivamente Pon, Sin e Mor, e cioè potenza, sapienza e amore. In questa repubblica ideale non esiste la proprietà privata e questo rende i cittadini solleciti del bene pubblico perché appunto essi non conoscono, diciamo così, gli egoismi privati. E dunque la loro piena soddisfazione consiste nell'operare per il bene comune, nell'essere lodati per le imprese che essi fanno a vantaggio di tutta la comunità. I brani che ho scelto hanno suscitato la mia curiosità ed il mio interesse perché essi, a mio modo di vedere, si adattano perfettamente anche a commentare in maniera naturalmente critica anche la situazione attuale, la società attuale, i governi attuali, le modalità in cui ancora oggi vengono scelti i governanti, le modalità con cui vengono educati i giovani. Ecco, Campanella intende in questi brani muovere una critica decisa e senza sconti alla società del suo tempo. E siccome la società del suo tempo non era molto diversa, almeno per alcuni aspetti, dalla nostra società, ecco che questi brani, come molti altri testi dei grandi pensatori, sono ancora oggi, a distanza di secoli, attuali ed utili a farci comprendere il mondo in cui viviamo. Benché questo nostro mondo sia, per altri aspetti, molto diverso da quello in cui visse Campanella. Bene, passo alla lettura dei brani senza perdere altro tempo. Il primo brano segue una domanda che l'ospitalario fa al genovese, cioè dopo che il genovese aveva detto che il Sole, quindi la suprema autorità, il capo della Repubblica, era sapiente in tutte le scienze, conosceva tutte le scienze, ebbene l'ospitalario
chiede: ma come fa uno che passa tutto il suo tempo ad occuparsi delle scienze a governare? O meglio, com'è possibile che uno che ha passato tutta la sua vita a studiare tutte le scienze sappia anche governare? Questa è la domanda che l'ospitalario rivolge al genovese. Il genovese dice: ma veramente anche io ho chiesto la stessa cosa ai solari, agli abitanti della città del sole. Ed essi mi hanno risposto in questo modo che adesso leggeremo. Io dissi a loro questo e mi risposero: più certi siamo noi che un tanto letterato sa governare, che voi che sublimate gli ignoranti, pensando che siano atti perché sono nati signori o eletti da fazione potente. Ma il nostro sole, sia pur tristo in governo, non sarà mai crudele, né scelerato, né tiranno, un chissà tanto. Ma sappiate che questo è argomento che può tra voi, dove pensate che sia dotto chi sa più grammatica e logica d'Aristotele o di questo o quell'autore, al che ci vuol sol memoria servile, onde l'uomo si fa inerte, perché non contempla le cose ma li libri e s'avvilisce l'anima in quelle cose morte, né sa come Dio regga le cose e gli usi della natura e delle nazioni, il che non può avvenire al nostro sole, perché non può arrivare a tante scienze chi non è scaltro d'ingegno ad ogni cosa, onde è sempre attissimo al governo. Noi pur sappiamo che chi sa una scienza sola non sa quella né l'altre bene, e che colui che è atto ad una sola, studiata il libro, è inerte e grosso. Ma non così avviene agli pronti d'ingegno e facili ad ogni conoscenza, come è bisogno che sia il sole. E nella città nostra si imparano le scienze con facilità tale, come vedi, che più in un anno qui si sa che in 10 o 15 tra voi. Ecco dunque come rispondono i cittadini della città del Sole. Qui vediamo una punta polemica contro la cultura libresca e in particolare contro gli aristotelici, i quali ritenevano, ai tempi di Campanella, che nei libri di Aristotele fosse deposta una volta per tutte la scienza umana. Dunque vedete come Campanella dice che costoro in realtà non sanno nulla, non sanno altro che ripetere i libri, le cose che hanno letto nei libri, ma non hanno nessuna conoscenza della natura, non hanno nessuna conoscenza degli uomini, perché quello che sanno lo hanno appreso dai libri e non dalle cose stesse, non dall'esperienza diretta. E dunque la loro abilità si riduce a quella che egli chiama un semplice apprendimento mnemonico, ad una memoria servile, servile proprio perché essi non mettono in dubbio quello che viene scritto nei testi comunemente accettati, non usano liberamente il loro intelletto e la loro ragione, ma si accontentano di ripetere, diremmo a pappagallo, quello che leggono nei libri di questo o di quello autore. Inoltre, qui c'è un accenno molto importante al fatto che non è veramente esperto, non è veramente sapiente colui che conosce una sola scienza. E potremmo dire una critica alla specializzazione. Noi oggi viviamo in un mondo in cui
le conoscenze sono frammentate, sono specialistiche, estremamente specialistiche. Ora un uomo che conosca bene una sola scienza, dice Campanella, in realtà non conosce bene neanche quella. Affinché si conosca una scienza bisogna conoscere anche tutte le altre, proprio perché le cose, gli eventi sono in relazione tra di loro e dunque non si può conoscere nulla bene se non si conoscono le relazioni tra la molteplicità delle cose che appunto costituiscono il nostro mondo, la nostra esperienza, la nostra società. L'altro brano che vi volevo leggere riguarda il fatto che non solo la cultura dei solari non è una cultura libresca, ma è una cultura attinta direttamente dalle cose, ma è anche una cultura che non fa una distinzione tra quella che potremmo chiamare l'alta cultura e le arti meccaniche, le arti tecniche o semplicemente le arti manuali. Per i solari è altrettanto degno il lavoro e l'arte del contadino rispetto alla scienza metafisica o alla teologia. Si tratta di conoscenze che i solari mettono sullo stesso piano. Tutte le conoscenze, tutte le arti, tutte le abilità, tutte le capacità, anche quelle manuali, anche il servire a mensa, anche zappare la terra, anche mietere, anche governare le bestie, sono arti, attività degne perfino del sole. Il sole, come tutti gli altri, conosce praticamente perché le ha fatte, le ha esercitate fin da bambino anche queste arti che normalmente venivano considerate, tutt'oggi vengono considerate, indegne di un uomo colto. Abbiamo sparse un po' nel dialogo alcuni brani che appunto elogiano queste attività manuali, questi lavori manuali, queste arti pratiche, diciamo così. A proposito dell'educazione dei fanciulli, si legge così: dopo gli 7 anni vanno i fanciulli alle lezioni delle scienze naturali, tutti, che sono 4 lettori della medesima lezione, e in 4 ore tutte e 4 squadre si spediscono, perché mentre gli altri si esercitano il corpo o fanno i pubblici servizi, gli altri stanno alla lezione. Poi alle 10 tutti si mettono alle matematiche, medicine e altre scienze, e c'è continua disputa tra di loro e concorrenza. E quelli poi diventano ufficiali di quella scienza dove miglior profitto fanno, o di quell'arte meccanica perché ognuna ha il suo capo. Vedete qui come una caratteristica dei cittadini della Città del Sole è che ogni cittadino fa ciò che sa fare meglio, ciò in cui eccelle, e tutti quanti sono d'accordo nell'eleggere a quel determinato posto, a quella determinata funzione o attività, soltanto i migliori, soltanto quelli che appunto svolgono quella funzione nel modo migliore. Abbiamo visto anche la frecciatina polemica del brano precedente: i solari appunto si fanno beffe degli occidentali perché questi elevano alle più alte cariche gli ignoranti e noi potremmo dire i raccomandati, cioè coloro che sono
appoggiati da fazioni potenti, mentre nella città del Sole gli unici a comandare sono quelli che sono capaci di comandare, gli unici a ricoprire ruoli di governo sono coloro che si intendono di tutte le scienze, di tutte le arti e che proprio per avere un ingegno così pronto, così versatile, sono per ciò stesso anche atti al governo. Ma continuiamo la lettura del brano. E in campagna, nei lavori e nella pastura delle bestie, pur vanno ad imparare, e quello è tenuto di più gran nobiltà, che più arti impara e meglio le fa. Onde si ridono di noi, che gli artefici appelliamo ignobili, e diciamo nobili quelli che null'arte imparano, e stanno oziosi e tengono in ozio e lascivia tanti servitori con roina della Repubblica. Ecco un'altra frecciata polemica che è perfettamente adatta anche a descrivere la nostra società, gli aspetti, diciamo così, più deleteri della nostra società, in cui appunto vi è ancora questa, come dire, questo pregiudizio disastroso, rovinoso, per cui ci si ritiene più nobili, ci si ritiene in qualche modo superiori nella misura in cui si evitano appunto i lavori manuali, nella misura in cui si sta lì in alto, incapaci di fare anche le operazioni più semplici ed avendo a disposizione dei servitori che fanno per noi ciò che invece i cittadini solari sanno fare per se stessi e sono orgogliosi di saper fare, a cominciare appunto dall'agricoltura, dal portare le bestie al pascolo, che per i cittadini solari non sono affatto attività ignobili o servili, poiché tutti le fanno, a cominciare dai capi, e tutti sono fieri di saperle fare. E vengono ritenuti più nobili proprio coloro che più cose sanno fare e meglio. Leggiamo adesso un altro brano che si trova qualche pagina più in là. L'agricoltura è in gran stima. Non ci è palmo di terra che non frutti. Osservano i venti e le stelle propizie ed escono tutti in campo, armati ad arare, seminare, zappare, mietere, raccogliere, vendemmiare, con musiche, trombe, stendardi, e ogni cosa fanno fra pochissime ore. Bene, direi che questi due brani sono sufficienti ad illustrare il pensiero di Campanella su questi aspetti che mi sembrano adatti anche ad interpretare certi atteggiamenti e certe situazioni tipiche del nostro tempo. Vi saluto e, come sempre, vi do appuntamento al prossimo video.